Ok, allora sono. Buongiorno a tutti, sono Carotto Marelisa, sono una delegata sindacale della UIL. Cosa fate qui oggi? Perché c'è un presidio da parte dell'USB, sono anche membri delle sinistre che ci sono nel Golfo, Rifondazione Comunista. Cosa sta succedendo? Praticamente oggi stiamo scioperando, ma non solo noi qui del punto vendita della Coop di Formia, anche altri punti vendita, cioè Terracina, Fiuggi, Frosinone e Cisterna. Purtroppo oggi, cioè, sono da un po' di giorni che ci è arrivata questa bella notizia che la Coop ci ha dato in franchising, ci ha dato in affitto a dei privati. Praticamente ci hanno detto che dal 1º maggio noi non siamo più dipendenti della Coop e siamo dipendenti di un privato, con la speranza che serviamo tutti quanti, perché altrimenti qualcuno di noi resterà, dal 1º maggio qualcuno di noi resterà a casa. Anche perché dalle notizie che sono emerse negli ultimi giorni si vede un trattamento diverso da parte della Coop verso questi dipendenti, verso quelli che invece rimangono in Coop, cioè è avviato un trattamento diverso, un Beh 3.0. sì, certo, infatti anche questa cosa di Alleanza 3.0, infatti a noi dispiace perché a noi non siamo stati trattati come loro. Se arriviamo a un compromesso con la Coop o con qualcuno comunque che ci viene a fare un po' di chiarezza, perché ancora nessun dirigente della Coop fino ad oggi non ci è venuto a dire niente. Noi siamo stati soltanto informati dai sindacati. Come rispondono i soci di fronte a quello che sta succedendo? I soci sono molto amareggiati, molto dispiaciuti per noi, perché con noi dipendenti comunque si trovano bene, anche con i prodotti a marchio Coop. Infatti quello la Coop giustamente l'ha anche tutelato, il prodotto a marchio Coop l'ha lasciato. Ma il problema è che non ha informato né a noi dipendenti di quello che stava succedendo, né tantomeno i soci, che oggi loro se hanno un libretto del prestito sociale dovranno andare al primo punto vendita dove c'è. Dove possono ritirare i loro soldi. Di certo non in questi 5 punti vendita, perché ormai non è più dell'Unicoop Tirreno. Dal punto di vista Coop c'è dei lavoratori forse, c'è una Coop di serie A e una Coop di serie B a questo punto. Beh, sembrerebbe proprio di sì, e questa cosa non è assolutamente bella. Cioè, come da noi si dice, ci sono figli e figliastri, cioè, vorremmo una spiegazione di tutto questo. Un'ultima domanda, questa Coop in particolare delle 5 ha aperto solamente 2 anni fa, forse proprio oggi o domani, insomma, ricorre proprio l'anniversario del domani, Sì, ricorre infatti domani. l'anniversario dei 2 anni. Insomma, come si spiega un investimento di Infatti, questo proprio tipo? come dice il nostro volantino qui, i lavoratori non possono subire e pagare gli errori e gli investimenti sbagliati di Unicoop e Tirreno, perché forse lo sbaglio è partito proprio da loro e non da noi. Perché noi, cioè, sono tanti anni che siamo in questa azienda, alla fine noi ci siamo sempre comportati allo stesso modo noi dipendenti. Ma se loro fanno degli investimenti sbagliati, di certo non li possiamo pagare noi i loro sbagli. Molti analisti infatti hanno visto proprio in questa zona, ad esempio abbiamo un centro commerciale molto grande che alcuni hanno definito addirittura sovradimensionato rispetto alle reali esigenze della città, e proprio qui a fianco tra l'altro c'è un tradizionale supermercato che l'insediamento non è stato anche forse capito dalla città o dai soci, non vorrei capire meglio. Forse anche questo qua, sì, anche questo non è stato capito proprio bene proprio dai dirigenti, non so con che criterio hanno potuto aprire un supermercato in questo punto di Formia. Non è centrale per niente, le persone comunque ci devono venire apposta. Per noi è stato comunque molto difficile anche farci conoscere. E poi devo dire un'altra cosa che secondo me da dipendente, che da tanti anni che ci sta, e forse qualche cosa ci capisco, non voglio dire più di loro, ma loro fanno il loro mestiere e noi facciamo il nostro. Se quando abbiamo aperto hanno messo dietro il banco delle persone stagionali, io anche sono stata stagionale per tanti anni e di certo non mi potevo mettere in competizione con delle persone che avevano l'esperienza di stare dietro i banchi
per tanto tempo. Cioè, noi siamo stati mandati in altri negozi e il negozio all'inizio è stato gestito da persone che erano alle prime armi con la nostra azienda, che magari non avevano capito il sistema di come si lavorava in questa azienda. Nulla togliere o discriminare loro, che sono comunque delle brave persone, però ci sono, cioè noi abbiamo un regolamento da rispettare, e che, cioè, noi dipendenti alla fine l'abbiamo sempre rispettato e tutto quanto, però magari all'inizio non ne sapevamo niente neanche noi, poi piano piano abbiamo imparato, ma ci sono voluti anni per fare questo. Quante persone sono nella Formia, in questa COP, in queste condizioni? Siamo 13 persone, 13 giusto? 13 persone. Sì, 13 persone.